Ma lei di un Siena che ha deciso di esercitare il diritto di riscatto dalla metà di destro. Cosa è successo tra voi e il Siena? Sembrava un accordo già vicino e soprattutto come cambia adesso lo scenario per il futuro di destro che sembrava destinato sicuramente all'Inter? Ma io in questo momento qui non ho avuto ancora modo di parlare con la Monaco e non sono stato neanche informato, non è una bugia ma è così. Ma in tutti i casi le cose secondo me non cambiano affatto, perché se questa sera non si è potuto trovare un accordo, lo si troverà domani. Quindi lei crede che col Siena comunque ci sia la possibilità poi di riparlare da domani e trovare un accordo? Ma sicuramente, perché non ci sono, credo, altre possibilità sia per loro che per noi. Però la Juventus aveva parlato col Siena, quindi ci può essere un inserimento della Juve da quell'altra parte, mentre voi stavate parlando con l'Inter? Il giocatore non può muoversi senza il nostro consenso, per cui è tutta fatica sprecata di qualsiasi squadra che si voglia in qualche maniera intromettere in questa trattativa, per cui non c'è né Inter, non c'è Milan, non c'è Juventus che possa in qualche maniera guidare questa trattativa, perché non c'è motivo e non c'è possibilità. Perché abbiamo spiegato prima che adesso uno dei due può vendere la sua metà con l'autorizzazione solo dell'altra. Esattamente questo, quindi il Siena se ha riscattato, ma non sono ancora certo di questo, ma se lo ha fatto avrà la metà di destro e in questo caso dovremo capire cosa succederà per il futuro. Ci troveremo serenamente e troveremo una soluzione. Perché voi l'avevate promesso all'Inter? Noi non abbiamo promesso niente a nessuno, noi abbiamo un discorso aperto con tutti. Presidente, mi scusi se la interrompo, perché qualche giorno fa avevo ascoltato le sue parole, aveva parlato di un impegno quasi morale nei confronti del presidente Moratti, cioè di amicizia per destro. Se lei mi faceva finire forse sarei arrivato. Mi scusi, mi perdoni. Non ci sono riuscito. No, prego. Io ho detto, siamo aperti a tutti perché ovviamente siamo sul mercato, però è chiaro che se dovesse a pari condizioni anche a un euro in meno, l'Inter avrebbe il vantaggio di portarselo a casa per un discorso di impegno e anche un discorso morale. Per cui con il presidente Moratti ci lega affetto e amicizia, per cui non potremo mai fare qualcosa che vada contro i suoi interessi, ovviamente che devono coincidere con i nostri. Vuol dire che se qualsiasi altra squadra offre 10 e lui offre 9, io lo darò all'Inter. Bene, grazie Presidente. Chiediamogli anche di Costan come è nata questa idea, quando è nata con il Milan per questo affare sorprendente. No, è stato ieri sera quando ho avuto la brutta notizia che Costan si era fatto Muntari si era fatto male e avevamo Costan che ha lo stesso ruolo, gliel'abbiamo dato, tutto qua. Grazie a Preziosi. Grazie, grazie Presidente.